Con il nuovo video vlog. Allora ragazzi, questo è un vlog un po' particolare, su Telegram l'ho annunciato come video speciale e vi volevo parlare del mio esame di terza media, perché sì, io esattamente 2 giorni fa ho fatto l'esame di terza media, quindi ho finito le medie e sono libero, quindi adesso comunque per tutta quest'estate usciranno i video come è giusto che sia e un po' come al solito, diciamo torna tutto normale. Il periodo devo studiare per esame è finito e fino a settembre non aprirò più un libro, è questo che voglio intendere. Comunque oggi voglio parlare del mio esame di terza media, che è stato composto da 3 prove scritte, che sono il tema di italiano, lo scritto di lingue e lo scritto di matematica, e poi ovviamente l'orale. Inizio dicendovi però una premessa: questo esame non è stato per nulla complicato, o meglio, negli scritti ho avuto massimo qualche problema in matematica, anche se poi è andato tutto benissimo, e nell'orale cagata totale. Comunque capirete. Allora inizio a parlarvi del primo, che ho fatto il 12 giugno, che è il tema d'italiano. Questo tema d'italiano era composto da alcune tracce e io ho scelto una traccia dove dovevo continuare una storia, e io sono sempre stato bravo a scrivere i temi, non ho mai avuto difficoltà durante gli anni, ho sempre preso 8, e come voto finale dello scritto d'italiano ho preso 9. Esatto, 9 in italiano, un voto che mi piace, sono contento di aver preso 9. Fortunatamente non ho avuto problemi. Poi volevo parlarvi dello scritto di lingue, che era composto nella mia scuola da francese e inglese, e anche lì non è stato complicato. Ho fatto semplicemente due lettere, in un certo senso, dove spiego all'incirca le stesse cose pensandoci, e sono andate bene, non ho avuto difficoltà, nonostante io non sia un esperto in lingue, anzi sono una frana, però ho preso ben 2-4, che non è negativo, è positivo, un 4 nella prova d'inglese e un 4 nella prova di francese, ovviamente 4 su 5 il punteggio, e ho preso quindi 8 come voto finale di lingue, e benissimo, non me lo aspettavo. E soprattutto matematica, dove pensavo di aver preso 5 o addirittura 6, che comunque diciamo mi avrebbero fatto pensare un po', e nonostante tutta la preparazione sono riuscito a prendere 8. È stata complicata, ho avuto abbastanza problemi, però evidentemente ce li avevo solo in testa io i problemi, nulla di complicato, nulla di difficile, nulla di fastidioso, è stato alla fine facile. Ho preso 8 in questo esame di matematica, quindi 9 in italiano, 8 e 8 in lingue e matematica. Molto bene, gli scritti in generale non sono stati difficili. La cosa più difficile è alzarsi alle 7 un'altra volta ancora, e incubo. Anche se però, pensandoci, io mi alzo sempre alle 7, se non prima, per giocare al computer. Però gioco al computer, non vado a scuola, quindi è meglio. E poi volevo parlarvi dell'orale. Allora vi racconto com'è andata. Alle 3:30 del 26, cioè 2 giorni fa, sono andato a scuola, erano le 3:30, le 15:30, chiamatele come volete, del pomeriggio, e sono andato a scuola, e in pratica ragazzi ho avuto abbastanza problemi col tutto, fare, studiare, giocare al computer e tutto. È stata abbastanza rip la cosa, però alla fine, bene o male, ci sono riuscito, e vado là tutto preoccupato, sto da solo per la maggior parte del tempo, poi arrivano dei miei amici, bla bla bla, e mancano tipo, io sono entrato alle 18:25, alle 18 inizio a cagarmi in mano, letteralmente. Ero in un angolo a pensare con le mani in faccia e avevo tipo tutta l'ansia di questo mondo. Alla fine sono entrato, mi hanno accompagnato il prof di tecnologia e arte, e nulla di che, non è stato complicato per nulla. Entro, parlo di scienze, dove mi fa qualche domanda, storia idem, e poi inizia il semplicissimo, perché lì avevo parlato, sarò stato un quarto d'ora solo a parlare di storia e tecnologia e scienze. Poi vado con le altre, tocca letteratura, dico 2 robine, poi è finito. Parlo di musica, inizio a parlare e la prof mi dice: non me ne frega niente. E io:
perché? Ok. E mi dice, voglio vedere semplicemente il PowerPoint, che avevo preparato una striscia di PowerPoint, gli faccio vedere le 4 slide, ed è finita lì. Ok, fantastico. Bene. Poi, se non sbaglio, parlo di geografia. Tutto facile. Giusto, avevo messo un'immagine abbastanza... diciamo che mi ha dato un po' di difficoltà giusto quella, perché dovevo parlare di 3 macro regioni dell'America del Sud, le metto e ce ne erano 4 nella cartina, una piccolina che era una roba che non sapevo e quindi l'unica cosa. Poi mancava educazione fisica, inglese e francese, e lo dico. Allora il prof di educazione fisica mi chiede qual è la differenza tra 2 atleti, glielo rispondo ed è finita lì. Non ho neanche voluto vedere il PowerPoint. Poi quella di francese dice, vabbè, vai con inglese, ma lascia stare, non importa, perché comunque mancava poco tempo, ero dentro da penso 38 minuti e quindi sono stato dentro anche tanto, pensandoci. Il tempo è proprio volato. E ho avuto, diciamo, francese che avevo più problemi. L'ho lasciato per ultimo e la mia tecnica ha funzionato, perché ho lasciato per ultimo la materia più difficile, secondo me, e quindi tutto a posto. Stessa cosa inglese, mi ha detto 2 domande. Io mi ero preparato 2 testi così da imparare a memoria, sia di francese sia di inglese, alla fine non ho detto nulla. Mi ha chiesto 2 domande in inglese, una la rispondo, l'altra metà, perché non avevo capito la domanda. Poi non so se ha capito che non avevo sentito o se ha capito che non avevo capito. Spero sentito, perché è andata così. C'era il bordello in quella classe, c'era di tutto. Tutti i prof che parlavano, mangiavano, facevano qualunque cosa. E poi c'ero io che parlavo a bassa voce con la prof di inglese. Poi è finita, vado a firmare gli esami iscritti. Mi dicono che ho preso 8, 9 e 8. L'8 di matematica la prof gli ho fatto tipo una faccia. E sì, ecco. A caso. Esco, le mie compagne che piangono perché toccava loro e niente. 40 minuti mi sono accorto, io pensavo fosse un quarto d'ora, ma evidentemente no. E niente, è finito così, ho finito le medie. Che dire, bene. E non è stato per nulla difficile, facile e tutto. Adesso l'unica cosa difficile che ho è questa: mettere a posto sta maledetta fresca che nei video fa la merda. Perché non è così. Cioè, io la vedo benissimo adesso, ma su YouTube diventa uno schifo. Quindi ragazzi, il video è finito qui. Spero vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo video da Ender Nico, è tutto. Esame facile, bella.